Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ultimo video sulla prova di maturità del 2023. Oggi infatti concludiamo con il quesito numero 8, che diceva questo: data la funzione f di x fatta in questo modo, definita nell'insieme dei numeri reali, stabilire per quali valori del parametro a maggiore di 0, quindi scriviamocelo subito, la funzione possiede tre zeri reali distinti. Innanzitutto, che cosa sono gli zeri di una funzione? Dal punto di vista grafico, gli zeri sono i punti di intersezione del grafico con l'asse delle ascisse, con l'asse delle x, ovvero sono i punti in cui la funzione è uguale a 0. Per esempio, se io ho una funzione fatta così, quali sono gli zeri della funzione? Sono questi e sono quindi 2. Mi chiede di trovare i valori di a maggiori di 0 per cui la nostra funzione ha 3 zeri reali distinti. Questo vuol dire che deve avere 3 punti di intersezione diversi con l'asse delle x. Ora che abbiamo capito che il nostro obiettivo è trovare 3 punti di intersezione, cerchiamo di capire com'è fatta la nostra funzione. È una funzione polinomiale, cioè abbiamo un polinomio di grado 5 e come tutte le funzioni di questo tipo sono continue in tutto il dominio R. Andiamo a vedere come si comporta la funzione all'infinito, quindi che cosa succede quando x tende a più infinito, quindi quando vado più verso destra nell'asse x, e che cosa succede quando x va a meno infinito, cioè quando vado a sinistra. Andiamo cioè a calcolare il limite di x che tende a più infinito della nostra funzione. Andando a sostituire più infinito al posto di x, otteniamo una forma indeterminata più infinito meno infinito. Questo tipo di forme indeterminate si risolve sempre andando a considerare la potenza di grado più alto. Se quello che sto dicendo vi sembra astruso o arabo, andate a vedere il video che ho fatto sulle forme indeterminate più infinito meno infinito. Lo trovate nella playlist limiti. Comunque, come sempre, trovate il link in descrizione. Dicevamo quindi che risolvere questo limite equivale a risolvere questo limite, cioè le potenze di grado più basso le ho escluse. Vince quella di grado più grande. A questo punto vado a sostituire, più infinito alla quinta fa più infinito. Questo ci dice che la nostra funzione non sappiamo com'è fatta, ma l'unica cosa che sappiamo per ora è che per x che tende a più infinito, la y va a più infinito. Graficamente è così. Ho fatto un segnetto per indicare che andando più a destra possibile la funzione va in alto, cioè a più infinito. Vi ricordo che per quanto riguarda le x, più infinito si trova qui e meno infinito si trova a sinistra. Per quanto riguarda la funzione, cioè la y, più infinito si trova qua in alto, mentre meno infinito si trova qua in basso. Così abbiamo fatto anche un piccolo ripasso. Ora andiamo a calcolare il limite di x che tende a meno infinito. Sostituendo meno infinito al posto di x viene meno infinito alla quinta che fa meno infinito, per meno 5a per meno infinito, meno per meno fa più infinito. Ho di nuovo la forma indeterminata meno infinito più infinito. Stesso identico discorso, si risolve andando a considerare il limite della funzione con la potenza più grande e troviamo facilmente che questo limite fa meno infinito. Abbiamo un'informazione in più. Ora sappiamo che per x che tende a meno infinito, quindi se vado più a sinistra possibile, la funzione va giù. Non so come è fatta, ma sarà così. Come potete capire, se io so che la funzione passa qui e passa qua, sicuramente a un certo punto dovrà scavallare quest'asse x, dovrà sorpassarlo e andare qui. Quindi sicuramente almeno una volta intersecherà l'asse delle x, ma noi vogliamo trovare i valori di a affinché tocchi l'asse x per ben 3 volte. Quindi potrà fare per esempio così, poi cos'ha e poi cos'ha. Per avere ulteriori informazioni di come è fatta la nostra funzione andiamo quindi a trovare la derivata prima. Perché? Perché voglio capire se ci sono eventuali punti di massimo oppure di minimo. La derivata di una potenza la facciamo a occhi chiusi, andiamo a porla maggiore di 0. Divido tutto per 5 e mi rendo conto che questa è una somma per differenza. Risolvere questa disequazione vuol dire porre primo fattore maggiore di 0, secondo fattore maggiore di 0 e poi tabella dei segni. Comunque, se volete
vedere con calma esercizi di questo tipo sulle disequazioni, sapete cosa fare. Guardate il link in descrizione, vi ho messo la playlist per ripassare le disequazioni. Primo fattore maggiore di 0, questa è una disequazione di secondo grado, la posso risolvere col metodo della parabola o con il mio metodo preferito, quello che io chiamo il dice. Trovo che le due soluzioni associate all'equazione sono più o meno radice quarta di a. Poi il dice mi dice che, poiché abbiamo valori concordi, perché questo coefficiente è 1 e questo è maggiore, sono positivi, quindi concordi, le soluzioni sono date dall'intervallo esterno, che si scrive appunto x minore di meno questa robaccia qua, oppure x maggiore di più questa robaccia qua. Fattore 1 fatto, fattore 2, dobbiamo risolvere questa disequazione. Qui non perdo tempo perché ho una somma di due quantità positive, perché a per definizione il testo ci diceva che era positivo. Quindi se sommo qualcosa di positivo a qualcosa di positivo otterrò di nuovo qualcosa di positivo. E quindi la seconda disequazione ha come soluzione per ogni x appartenente r. Step numero 3, abbiamo detto che dovevo fare la tabella dei segni. Ho due valori, quindi facciamo due linee verticali. Il primo fattore devo mettere il segno più in questo intervallo, questo qui in rosso. Il secondo fattore devo mettere segno più sempre. Prodotto tra i segni, più per più, più, meno per più, meno, più per più, più. Ok, non dimentichiamoci cosa stavamo facendo. Avevamo posto la derivata prima della funzione maggiore di 0 per trovare eventuali massimi e minimi. Quindi una volta che ho ottenuto questa tabella, vi ricordo che facciamo una freccia che sale quando c'è il più, una freccia che scende quando c'è il meno. Cosa vediamo? Che meno radice quarta di a è un massimo, perché la funzione sale e poi scende, mentre radice quarta di a è un minimo, perché la funzione scende e poi sale. Ora che abbiamo ottenuto questo risultato, usiamo la testa. Ragioniamo, quindi ritorniamo al nostro grafico ipotetico. Avevamo calcolato questi due limiti e sapevamo che c'erano un segnetto qua e un segnetto qua. Ora abbiamo un'informazione in più, sappiamo di avere un minimo e un massimo. Sappiamo che questo è un punto di massimo e questo è un punto di minimo. Opzione numero 1, il grafico può essere così. Ve lo faccio a matita perché chiaramente poi lo cancelliamo. Quindi ho un massimo in corrispondenza di questo punto, ho un minimo in corrispondenza di questo punto, poi so che la funzione deve andare quassù, quindi non so cosa farà, però bene o male deve fare così. Questo mi dice che ho un solo punto di intersezione con l'asse delle x. Ricordiamoci che noi vogliamo ottenerne 3, quindi questa opzione non mi piace. Cancelliamo. Opzione numero 2, questo è un massimo, quindi invece di farlo qua sotto lo farò qua sopra. Quindi in corrispondenza di questo valore ho un massimo, questo qua, in corrispondenza di questo valore ho un minimo e poi la funzione deve passare quassù, quindi sale. Anche in questo caso non mi piace perché ho un'unica intersezione con l'asse delle x, quindi cancelliamo. Opzione numero 3, come deve essere fatta questa funzione? Ve lo siete immaginati? Se sì, mettete stop, fate il grafico da soli e poi scrivetemi nei commenti se eravate arrivati alla giusta conclusione. Esatto! La funzione deve essere fatta così, il massimo deve stare quassù, il minimo deve stare qua giù e poi la funzione deve risalire. In questo modo quante intersezioni ho? 3, come volevo. Quindi che cosa stiamo dicendo? Che il valore della funzione calcolata qua, quello che chiamiamo f di questo valore, deve essere positivo, cioè deve stare nel secondo quadrante, mentre il valore della funzione calcolata in radice quarta di a deve essere negativo, perché deve stare nel quarto quadrante. Andiamo quindi a imporre queste due diseguaglianze. Andiamo a sostituire meno radice quarta di a alla funzione di partenza e la poniamo maggiore di 0 e andiamo a sostituire radice quarta di a alla funzione. Otteniamo così queste due disuguaglianze. Qui per la proprietà dei radicali posso portare fuori perché ho a alla quinta, cioè l'esponente è maggiore dell'indice di radice, quindi portando fuori sia qui che qui ottengo queste due disequazioni. Scritta così mi piace di più perché noto che tutti i termini hanno a, quindi posso mandarli via. Questi due monomi sono simili, meno 1 più 5 fa 4.
e più 1 lo ricopio perché A appunto lo abbiamo mandato via. Nella seconda più 1 meno 5 fa meno 4 e ottengo queste due disequazioni. La prima, sono felice perché non devo fare i calcoli, non devo perdere tempo perché ho A che vi ricordo è maggiore di 0. Ho una radice quarta di una quantità positiva più un'altra quantità positiva perché 1 è positivo. La somma di due numeri positivi è sempre maggiore di 0, quindi la prima ha soluzione per ogni. Andiamo a risolvere la seconda. Porto 1 al secondo membro cambiando di segno. Dopodiché cambio segno a tutto, al primo, al secondo membro, e cambio anche il verso. Divido tutto per 4 ed elevo a destra e a sinistra tutto alla quarta. Viene A maggiore di questa quantità, ovvero A maggiore di 1 diviso 256. Che cos'è questo risultato? È il valore di A affinché la funzione abbia tre zeri reali distinti, ovvero affinché la funzione, come vedete nel grafico qua, intersechi l'asse delle x in tre punti distinti. Questa era la soluzione, non era banale, bisognava riflettere e ragionare un po' per capire come doveva essere il grafico, dopodiché i calcoli tutto sommato non erano proprio impossibili. Ragazzi, con questo abbiamo concluso tutti i quesiti della prova di maturità di quest'anno. Io spero davvero di avervi aiutato, di avervi chiarito alcuni concetti e chissà, di avervi aiutato anche nell'orale, perché magari, non si sa mai, l'insegnante può chiedere alcuni passaggi. Quindi, che dire, in bocca al lupo a tutti e fatemi sapere come va. Per oggi ragazzi è tutto, ho cercato di pubblicare questi video il più veloce possibile, mi avete chiesto in tantissimi di fare dei video sui quesiti della maturità di quest'anno. Ed è per questo che ho cercato di accontentarvi e di pubblicarli ogni giorno. Spero davvero che abbiate apprezzato, anche perché è stato un impegno non da poco, tra il lavoro e i diversi progetti che sto seguendo è stato un po' difficile incastrare tutto, ma ce l'ho fatta. Quindi se avete apprezzato sapete cosa fare, mettete un bel like. Per oggi è tutto, alla prossima. Ah, stavo dimenticando la frase di chiusura. Se mi seguite ormai da un po', ormai la sapete anche voi, che se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima.